Shalom a tutti. La parasha parla di Isacco, il nostro secondo patriarca. Lui era noto perché scavava pozzi. Ecco, scavare pozzi non è una cosa molto semplice, ha un insegnamento molto molto importante. Vuol dire che noi per arrivare all'acqua dobbiamo scavare in profondità, togliere magari argilla, togliere sabbia, togliere cose sporche, cose che non ci servono, finché arriviamo in fondo e troviamo finalmente l'acqua. Questo è quello che Isacco ci insegna, a come scavare in noi stessi e nelle persone. Talvolta noi guardiamo una persona e lo etichettiamo in un certo modo perché lui parla in un modo, si comporta in un modo negativo. Isacco ci insegna: vai a scavare dentro questa persona e vedrai in realtà che potrai trovare delle ricchezze che non ti immaginavi neanche di trovare. Infatti, Isacco ha avuto poi due figli, Esaù e Giacobbe. Giacobbe era il grande tzaddik, Esaù invece era la persona più, era il malvagio della famiglia. Tra i due, Isacco amava Esaù e voleva benedire proprio lui a prendere la primogenitura. Perché? Isacco, se vi ricordate, era cieco. Isacco non guardava le sue azioni esteriori, che in realtà erano negative. Isacco guardava la sua anima. Entrava in profondità di Esaù e riusciva a capire quanto in realtà lui era spiccato, quanto in realtà poteva arrivare in alto, e voleva semplicemente con le sue benedizioni aiutarlo a salire. Si racconta una storia in un yeshiva, in un centro di studi rabbinici. Una sera di Shabbat, venerdì sera, uno dei ragazzi, ovviamente che era un po', si era un po' allontanato dalla strada, prende la macchina e va al cinema, cose proibite di Shabbat. Uno degli amici, preoccupato, va dal rabbino e gli dice quello che è successo. E il rabbino chiede: ditemi, dov'è questo cinema? Come ci arrivo? Gli danno l'indicazione, il rabbino comincia a camminare. Dopo mezz'ora arriva in questo cinema, va alla cassiera, dice: guardi, io non voglio vedere il film, voglio soltanto vedere uno dei miei alunni, dirgli qualcosa e vado subito via. Entra dentro, si avvicina al suo alunno, con tanto tatto e delicatezza si siede accanto a lui. Quando il ragazzo vede il suo maestro rimane un po' sbalordito, e allora il maestro dice: volevo soltanto ricordarti che quando verranno a vendere i popcorn, ricordi che i popcorn qua non sono kasher. Ti saluto, ci vediamo domani. Non gli ha menzionato una parola che è scappato senza permesso, che è andato in macchina, che è andato al cinema, che è proibito, io posso cacciarti fuori. Niente. Non gli ha detto niente, non ha sgridato, semplicemente gli ha detto una cosa e l'ha salutato ed è andato via. Quando l'alunno ha visto questo comportamento del suo rabbino, ha toccato il suo cuore e ha capito che ha sbagliato, e poi eventualmente è tornato sui suoi passi ed è diventato uno dei migliori della yeshiva. Questo ci insegna che a volte bisogna essere come un cieco che non vede esteriormente, come Isacco che non vedeva Esaù esteriormente. Bisogna guardare dentro la persona, e quando noi scaviamo troveremo sicuramente tanta acqua e tanta positività in tutte le persone. Shabbat shalom a tutti.